Bene, credo che uh, ci siamo. Possiamo iniziare. Benvenuti, benvenuti e benvenute a questa serata che ci porterà verso la meraviglia. Abbiamo scelto il titolo La scienza è una questione di genere, perché questa è la domanda a cui andremo a rispondere stasera, tutti e tutte assieme, perché vi spiego dopo, ma sarete coinvolti, coinvolti in prima persona. Questa serata è portata a voi da Progetto Apollo, di cui ho l'onore di essere la portavoce stasera. Io sono Selene e i miei colleghi e le mie colleghe sono Eleonora, Elena, Laura, Deborah, Marco, Tommaso e Stefano. Siamo tutti o tutte studenti, studentesse o ex studenti, studentesse dell'Università degli Studi di Trento più un insegnante di eh, matematica e fisica eh, al liceo da Vinci. E Quindi ringrazio tutti i miei colleghi e le mie colleghe e ringrazio eh, Fabrizio che si è occupato di tutti i questionari che avete ricevuto e peraltro siete invitati a compilare un questionario alla fine, ma di questo parleremo dopo eh, se avete voglia di contribuire. E ringrazio soprattutto Andrea Bonello che è il direttore artistico del Teatro della Meraviglia e della compagnia eh, Adito Desio. E Stefano Os, co-direttore artistico del Teatro della Meraviglia, insieme ad Andrea. Questo evento, così come tutti gli eventi correlati dal te al Teatro della Meraviglia del e me al Teatro della Meraviglia stesso, sono cofinanziati da Creative Europe dell'Unione Europea all'interno del progetto Curios. Chi volesse ulteriori informazioni su tale progetto eh, può visitare il sito www.projectcurios.eu. Come vi annunciavo prima, questa serata vedrà coinvolti non solo noi, ma anche voi, perché sì, potrete ascoltare storie di donne che hanno fatto storia della scienza, della matematica, ma potete anche vincere un premio, esatto. Sarete eh, i concorrenti e le concorrenti di una specie di quiz e, e per partecipare non dovete fare altro che... Eh, collegarvi con il vostro telefono, con il vostro tablet o aprendo un'altra schermata sul vostro computer al sito www.menti.com che vedete anche nella parte superiore dello schermo e inserire il codice 81052505. Anche questo è riportato nella parte superiore dello schermo. E anche in chat. Uh, tutto quello che dovete fare una volta inserito il vostro nome e cognome, vi chiediamo questo per evitare ambiguità siccome siete tantissimi e tantissime, sarà attendere che le domande con le rispettive opzioni compaiano sullo schermo e selezionare la risposta che ritenete corretta. Eppure farlo in fretta, perché a parità di risposta esatta, salirà in classifica la persona che avrà impiegato meno tempo ad Alla. Ok, vi ho parlato prima di un premio. Questo premio in cosa consisterà? In un paio di biglietti per un authentic lecture del professor Yuri Bozzi, qui presente assieme a noi, dal tema uh, Sesso, Genere e Cervello. Professor Yuri Bozzi, ti invito quindi uh, a parlare uh, un attimo della tua serata. Iuri è docente di fisiologia al centro interdipartimentale, Inter che per ora è difficile, mente e cervello dell'Università degli Studi di Trento. A parola è tua, Yuri. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, grazie, grazie Selene per l'introduzione, grazie a tutti voi per l'invito. Ehm, sì, centro interdipartimentale mente e cervello è complicatissima come sigla, ricordiamocelo più semplicemente, CIMEC. Cimec si ricorda meglio e siamo conosciuti in Italia e nell'ambiente scientifico internazionale come Cimec. Ehm, bene, allora questa augmented lecture eh, dal, dal tema un po' intrigante sesso, genere e cervello è un'idea che negli ultimi mesi abbiamo sviluppato insieme a, ad Andrea eh, Brunello e eh, ad un'attrice professionista. Clara Setti. Eh, L'obiettivo è quello di, eh, da un lato, raccontare quali sono le basi biologiche delle differenze fra i sessi e le basi biologiche, se esistono, delle differenze tra i generi. Vi ricordo la, la differenza tra sesso e genere, sulla quale si fa spesso molta confusione: sesso è maschio o femmina biologicamente, geneticamente determinato, con ovviamente eh, chiare differenze anatomiche che tutti noi conosciamo. Il genere è, eh, è una cosa più eh, individuale, più personale. Al di là del corpo in cui viviamo, ci si può sentire o maschio o femmina. Mm? E questo è un concetto che sapete benissimo che sta occupando nel, negli anni ultimi, gran parte della, della discussione pubblica, c'è cioè chi contesta questa idea del genere. Beh, noi siamo invece tentati di affrontarla dal punto di vista scientifico e quindi durante questa Augmented Lecture porterò all'attenzione tutta una serie di nozioni, conoscenze scientifiche che ci raccontano che esistono differenze biologiche ovviamente fra i sessi, sia a livello anatomico che a livello comportamentale. Queste differenze riguardano anche il cervello e ci spingeremo anche a cercare di capire se esistono delle basi biologiche dell'identità di genere e anche qui troveremo qualcosa. Ci piaccia o non ci piaccia, ma la biologia può in parte almeno indirizzare anche il genere. E poi, però, scivoleremo verso l'argomento forse più intrigante, cioè queste differenze che esistono fra i sessi e magari anche fra i generi, riguardano le funzioni superiori cognitive, cioè i maschi e femmine, sanno far di conto in maniera diversa. E guardate, questa non è una, una domanda banale perché. Ha, ha, ha interessato e guidato gran parte della ricerca, spesso in maniera diciamo pregiudiziale. Spesso con l'idea di dimostrare che esistono delle differenze nel cervello mh, sostanzialmente a favore dei maschi. Ora non voglio raccontarvi tutta la lettura. Eh, L'Augmented la Lecture sarà, in, eh, sarà intervallata da spunti teatrali. Stiamo lavorando insieme a Clara a mettere in scena delle picco, dei piccoli spezzoni che introducano alcuni problemi, ripeto, in maniera teatrale. E l'obiettivo è quello di por, eh, porre al pubblico l'attenzione sul fatto che al di là eh, delle differenze che esistono, in realtà siamo tutti un po' diversi gli uni dagli altri e proprio in base a queste differenze sarebbe bello che ciascuno avesse Parità di diritti indipendentemente dal sesso e dal genere. Quindi, diciamo, il, il messaggio da portare a casa alla fine della lecture sarà tutti diversi, tutti uguali. E questo è un po' lo spirito, diciamo, che ci ha mosso a mettere in scena questa, questa lezione un po' speciale. Ecco, direi, direi che è tutto. Fantastico, grazie mille professore, sono sicura che verrà fuori un lavoro. <ride> Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di collegarvi a www.menti.com per poter partecipare al quiz e vincere due biglietti per la lecture di Yuri Bozzi. Il codice lo trovate sia nella chat che in cima allo schermo. Prometto che siccome oramai viviamo tutti su Zoom, non cercheremo di, eh, cercheremo di non dilungarci troppo, quindi abbiamo previsto questa serata per una durata di circa un'oretta. Vando alle ciance, eh, se riuscite a collegarvi a Mentimeter potete anche eh, cliccare su una delle iconcine che vedete in basso, ci sono il cuoricino, il diavoletto, il pollice in su, il punto di domanda giusto per confermare che tutto funzioni e se ci siete io passerei la parola a Eleonora che vi proporrà la prima delle nostre domande. Eleonora. Grazie Selene e buonasera a tutti. Allora la prima domanda che vi facciamo è una domanda di tipo storico. E vi chiediamo, donna ed educazione nell'antica Grecia e Roma: quale tra le seguenti affermazioni è vera? La donna è esclusa dall'ambiente scolastico accademico, la donna è relegata al ruolo di madre, la donna ha accesso solo allo studio dell'arte, erano previste educazione e istruzione anche per le donne? Ci siamo quasi, occhio al tempo. 3, 2, 1. Complimenti a tutti quelli che hanno dato la risposta esatta. Ok. Allora, erano previste effettivamente un'educazione un e anche un'istruzione per le donne, in particolare nell'antica Grecia, in città come Sparta d'Atene, Atene, è prevista un'educazione proprio tutta specifica femminile, a Sparta è di tipo pratico, sportivo e morale, e va ad includere alcune discipline come la corsa, la lotta, il salto, il lancio del disco e del giavellotto mentre ad Atene è morale, culturale e politica si ha un'istruzione di tipo sommaria quindi saper leggere, scrivere e far di conto e lo studio della musica nonostante comunque le, le ragazze non diventano mai cittadine effettive e quindi sono escluse dalla vita politica nell'antica Roma invece alle donne è permesso eh, intraprendere gli studi della geografia, dell'astronomia, della filosofia e nel caso delle classi agiate, anche quelli giuridici. C'è poi l'eccezione delle vestali, le quali ricevevano un'educazione un approfondita nel campo scientifico, in particolare nell'ambito cioè nel, nell erboristico e farmacologico. Le donne riuscivano comunque a ricoprire anche dei ruoli rilevanti all'epoca, infatti le troviamo a capo di scuole di pensiero come quella dei pitagorici e dei neoplatonici. La filosofia e il sapere, poi che vengono via via recepiti, condivisi e tramandati dalle donne, si legano sempre di più al concetto di, di divino, e in un certo senso vanno anche a sancire una sorta di superiorità eh, negli ambiti sensitivo e soprarazionale che vanno poi a caratterizzare tutto quello che è il Medioevo. A te, Silene. Perfetto, grazie mille del contributo, Eleonora, e vediamo intanto il primo aggiornamento di classifica di questa sera. Oh. la gara delle faccine vede in testa casper il fantasmino e per tutte le altre persone non vi preoccupate i giochi si sono appena aperti avete tutto il tempo di recuperare e costruire la vostra pista verso il primo posto della classifica vi ricordo che oltre a Oltre, oltre alla risposta esatta, conta anche il tempo che impiegate per rispondere, quindi siate veloci. Ora, Eleonora, io do la parola a te, ci vuoi raccontare qualcosa sulla più grande matematica dell'antichità? Sì. Di tutti i cambiamenti di lingua che deve affrontare il viaggiatore in terre lontane, nessuno è uguale a quello che lo attende nella città di Pazia, perché non riguarda le parole, ma le cose. Quella di Ipazia è una storia controversa, ma è una storia di sapere, divulgazione e libertà. Su di lei si sono scritte tante storie e le si sono conferiti i titoli più disparati: Ipazia la femminista, Ipazia la scienziata, Ipazia la martire. In verità, Ipazia era solo una libera pensatrice. Ipazia nasce attorno al 370 ad Alessandria d'Egitto, capitale delle scienze dell'Impero Romano figlia di Teone, matematico, astronomo e direttore del museo, la più famosa accademia dell'antichità, si forma con il padre e successivamente superando il maestro in bravura e conoscenza presso la scuola neoplatonica di Alessandria, approfondendo i propri studi anche ad Atene e in Italia. Le fonti ci raccontano che sebbene sia una donna bella, morigerata nei costumi e nel giudizio, impegnata nella vita pubblica, rifiuta di sposarsi. E preferisce al matrimonio la vita dedita allo studio e alla divulgazione, sfidando le convenzioni dell'epoca e riuscendo non solo a farsi rispettare per le proprie idee, incutendo anche una certa referenza nei suoi interlocutori, ma anche imponendosi come nome di riferimento nell'ambito culturale, filosofico-politico. In questo senso potrebbe essere considerata femminista, ma in un contesto prefemminista dove sono previste un'educazione e un'istruzione femminile, ma sussiste ancora l'esclusione completa dalla vita politica e si è ben distanti dalle battaglie sulla parità che caratterizzano la nostra epoca. All'età di 31 anni assume la guida della scuola neoplatonica di Alessandria, proseguendo la tradizione familiare e ricoprendo una cattedra pubblica presso il museo dove prevalentemente insegna a chiunque volesse ascoltarla il pensiero di Platone e di Aristotele e di altri filosofi. Quindi sì, è una scienziata, ma una scienziata in senso antico e prescientifico, perché gli studi platonici si basavano sullo studio di Platone e Aristotele e prevedevano dunque la scienza dei numeri, la geometria e l'aritmetica, e lo studio degli astri, l'astronomia intrinsecamente legata all'astrologia. Sicuramente una donna molto intelligente e capace. Sappiamo che ha costituito il testo critico del terzo libro dell'Almagesto di Tolomeo e ha composto dei commentari critici a dei libri di testo dell'epoca come le Coniche di Apollonio di Perga e l'Algebra di Diofanto. Alcune fonti riportano delle migliorie all'astrolabio, l'invenzione dell'idroscopio o la compilazione di tavole astronomiche, ma resta incerto il reale contributo. Proprio per l'adesione al platonismo, l'attività di divulgazione di Ipatia comprende anche un risvolto esoterico la condivisione di alcuni insegnamenti riguardanti il divino, in riunioni segrete e private che di solito tiene nei giardini della propria dimora. Questi incontri segreti rafforzano il sodalizio intellettuale e politico con un'elite della popolazione pagana che a causa di un editto del 392 si è convertita al cristianesimo per necessità. Nonostante le circostanze, persiste nel suo rifiuto ad una dottrina basata su dogmi, e per questi i suoi insegnamenti la rendono centro non solo della vita culturale e intellettuale di Alessandria, ma anche di quella politica scevra delle influenze religiose. L'epilogo della storia di pazza è forse il motivo per cui la nostra protagonista è nota. Uccisa per ordine del vescovo Cirillo, fatto poi dottore della Chiesa nel 1882, viene sorpresa sul tragitto verso casa. Portata in una chiesa, spogliata e uccisa con delle tegole. Il suo corpo viene poi fatto a brandelli e bruciato. Alcuni, erroneamente o forse come vessillo femminista, ne fissano la data di morte l'8 marzo del 415, ma le fonti attestano che l'evento è avvenuto qualche giorno prima. E quindi, forse sì, è anche martire. Vittime, forse, delle difficoltà dell'affermarsi della religione cattolica in un contesto già instabile o dell'invidia della sua notorietà e delle sue capacità in ambito culturale, filosofico, politico. Che la vogliate definire femminista, filosofa, scienziata, martiro o qualsiasi oggettivo vi possa venire in mente o vi piaccia, non si può negare che i è sicuramente una delle personalità più influenti dell'epoca. Con lei viene a mancare una libera pensatrice. E sia la fine dell'educazione ellenica e della cultura alessandrina, il metodo più fertile ed efficace per coltivare la mente, e sia l'inizio di una nuova era del sapere, quella dell'impero bizantino. A te, Selene. Grazie mille, Leonora. Allora, di certo, anche se Pazia non c'è più da millenni, il suo retaggio è ancora vivo. Vedo che si sono collegate altre persone nel frattempo e vi invito a. Uh, collegarvi eh, a www.menti.com trovate il sito e il codice per partecipare al nostro quiz nella chat di Zoom qua sotto quindi se non ci siete ancora siateci e vi potete registrare con il vostro nome e cognome vi, vi ho assegnato un simbolino eh, che vi rappresenterà per tutta la serata quindi bando alle ciance e passiamo alla seconda delle nostre domande. Elena, a te la parola. Grazie Selene. Allora, la mia domanda riguarda le Olimpiadi Internazionali della Matematica, che si svolgono ogni anno in un paese diverso e alle quali partecipano ragazze e ragazzi di età compresa fra i 13 e i 19 anni i concorrenti devono risolvere sei problemi utilizzando soltanto carta e penna. Dal 1959, anno di inizio delle Olimpiadi, al 2020, le medaglie d'oro assegnate sono state 1582. La domanda è questa: quante sono state vinte dalle ragazze? Le possibili risposte sono meno di 100 tra 100 e 400, tra 400 e 800, più di 800. Rispondete, forza. Vi al tempo, anche se non sapete la risposta, sparate a caso, andate a senso e sbizzaritevi. Vediamo. Siete in 36-37. Quante medaglie hanno state segnate, Elena? 1580. Eh. E stavolta pochini hanno azzeccato. Eh sì. Eh sì. E la risposta corretta è meno di 100 dato che le medaglie d'oro vinte dalle ragazze sono state 54. Il numero è veramente molto basso, ma è comprensibile se pensiamo che la percentuale di ragazze che partecipano alle Olimpiadi internazionali della matematica oggi si gira attorno al 10%, ma in passato è stata anche più inferiore. E certo, sarebbe interessante capire perché esiste questo sbilanciamento, dato che le modalità di selezione in effetti sono le stesse sia per gli studenti che per le studentesse. Gli interrogativi che possiamo porci sono molti. Questa disparità dipenderà dall'influenza del contesto socioculturale che in pratica ha sempre considerato le materie scientifiche e anche la matematica come delle materie dove i maschi sono più dotati? Oppure dipende dal fatto che nelle gare... Le ragazze sono meno competitive? Oppure eh, ci sono delle differenze nel modo in cui il cervello elabora i processi matematici nei maschi e nelle femmine? Oppure altro, oppure tutte queste cose insieme? Io non ho le risposte, anche se mi sono fatta qualche idea, ma di sicuro c'è da riflettere su questi numeri. Sicuramente, senza dubbio, possiamo tutti riflettere su questi numeri, su queste domande che ci ha posto Elena. Ora, rapido aggiornamento della classifica. Vediamo chi guida stavolta, se è ancora il nostro fantasmino oppure se è cambiato. E stavolta... Oh, rimonta di massimo, rimonta di massimo, però... Nessun altro, nessun altro è fuori gioco, siamo solo a metà del nostro quiz. E quindi non disperate, ragazzi, ragazze, meno ragazzi, meno ragazze. E ora invito Deborah a parlarci di una delle matematiche più influenti dei giorni nostri. Grazie Selene. Ognuno da piccolo ha un sogno. C'è chi sogna di diventare un pompiere, c'è chi sogna di diventare uno scienziato, un astronauta e chi di diventare un cantante famoso? Beh, devo ammetterlo, io appartenevo a quest'ultima categoria. Mi vedevo su un palco gigante a cantare qualche hit dell'estate. Anche Mariam, la protagonista di questa storia, aveva un sogno, quello di diventare la matematica migliore di sempre. Nata in Iran nel 1977. Tutti si accorgono fin da subito che è proprio quella la sua strada. Studia in un liceo femminile per eccellenze e, come dire, come ci diceva prima Elena, le gare della matematica forse qualcosa vogliono dire anche per il futuro dei, dei partecipanti perché Mariam partecipa spesso a gare di matematica. Passano gli anni, Mariam cresce, e problema dopo problema e competizione dopo competizione vede pian piano il suo sogno avverarsi. Facciamo un passo avanti. Ci troviamo nel 2014. Io ho 18 anni e, per fortuna vostra, il mio sogno di diventare la nuova Lady Gaga mh, è stato rinchiuso in un cassetto per sempre. Mariam nel 2014 ha 37 anni e sta per diventare un'icona, un idolo della mia nuova passione, la matematica. È il 13 agosto. E mentre io mi ritrovo su un lettino della riviera romagnola a sgranocchiare un cornetto e godermi gli ultimi giorni d'estate, dall'altra parte del mondo Maria Mirzakani sta venendo insignita della medaglia Fields. È la prima donna, nonché la prima persona iraniana, a vincere quello che è l'equivalente di un Nobel, però in ambito matematico. Quando qualche giorno dopo. Ho letto la notizia, la mia bocca spalancata, decisamente non bastava a rappresentare lo stupore che provavo. Non riuscivo a comprendere come una donna iraniana potesse vincere il più alto riconoscimento in matematica. <ride> ero incredula e, e allo stesso tempo ero un sacco esaltata, perché immaginatevi un po' come quando siete piccoli e il vostro cantante preferito vince un Grammy o qualche altro premio importante. Solo più tardi, al secondo o terzo anno di università quando la matematica ormai era entrata a far parte della mia vita e mi era entrata sotto la pelle, mi sono resa conto di quanto fosse sciocco questo mio pregiudizio e questo mio stupore per una donna matematica. Che al contrario mi sarei dovuta stupire perché ci sono voluti 80 anni prima che una donna vincesse una Fields. Mariam nella sua vita si è sempre battuta contro un luogo comune che le scienze non siano una materia per le ragazze. Lo ha fatto incitando e spingendo le persone, le ragazze che incontrava per seguire i propri sogni, qualunque essi fossero. Lo ha fatto spronando le istituzioni a vedere che c'era un'urgenza, che c'era un problema e che probabilmente tuttora ci sono. E lo ha fatto soprattutto dando lei l'esempio. Sapete, tra qualche anno, anzi tra qualche mese si spera, dovrei laurearmi. La mia tesi a livello matematico in realtà non c'entra nulla con gli argomenti studiati a Mariam Yertakani. Quello che però c'entra è il mio approccio alla matematica, è quello sguardo sorridente e orgoglioso allo specchio quando penso di far parte di quel gruppo di donne che studiamo matematica. E ammetto che, che a Mariam devo molto e come Mariam spero di riuscire a spronare nel mio piccolo le ragazze a, a essere scienziate e spero di raccontare alle bambine che... Che è giusto perseguire i propri sogni, che è bello essere scienziate e che nessuno deve mai dire loro cosa possono po o non possono, cosa devono o non devono fare. Grazie, Selene, e grazie a tutti. Grazie a te, Deborah, per averci fatto conoscere questa, questa esperienza della donna. Di sicuro una mente molto brillante, ma anche un attivismo incredibilmente notevole per i diritti di tutti e di tutte. Vorrei ora discutere un attimo con il professor Bozzi, siccome abbiamo visto qualche dato insomma su cui riflettere circa la situazione scolastica-accademica delle ragazze. In che misura questa situazione è dovuta a fattori scientifici, in che misura a fattori socioculturali, e in che modo possiamo incoraggiare sempre più ragazze a considerare una carriera futura da scienziate o da matematiche? E questa è una bella domanda, <ride> è una bella domanda, Selene, ed è, come abbiamo visto con questi esempi, una, una domanda assolutamente attuale. Eh, ma rispondo, rispondo direttamente. La mia opinione, che ovviamente non è solo mia, ma condivisa da un ampio numero di scienziati, è che questa oggettiva differenza, diciamo, nel successo nelle scienze, Oggettiva nel senso di misurata, no? con, con, con i numeri, <ride> eh, è fondamentalmente imputabile a fattori culturali. Cioè esistono studi eh, di psicologia che dimostrano che eh, in età prescolare eh, tra maschi e femmine non esistono differenze nelle capacità cognitive re relative alle. La cosa più facile da misurare è la capacità di calcolo, no? quindi a capacità matematiche. Cioè Non puoi chiedere a un bambino di 4 anni e fargli fare un test per capire se è un buon biologo, se diventerà un buon biologo, ma sicuramente a far di calcolo, far di conto, sì. E quindi spesso la matematica viene utilizzata per questo: no? per, perché un... esistono misure oggettive per capire se i bambini sanno o meno fare. Calcoli in maniera appropriata e non esistono differenze fra i due sessi eh, in età prescolare. Questo ci sono moltissimi, moltissimi studi a supporto di questo. Per chi di voi fosse interessato, c'è un bellissimo libro di una psicologa americana si chiama Gina Rippon che ha, eh, che ha scritto un libro molto esteso sul in inglese si chiama the gendered brain, quindi il cervello e il genere, no? E porta all'attenzione del pubblico, scrive in maniera molto molto accessibile, eh, tutta una serie di dati che sostengono che principalmente siano le differenze culturali che forzano eh, la differenza fra i sessi nell'approccio eh, nell alla scienza. E questa è, 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 la mia, è la mia posizione, senza ombra di dubbio. In che modo poi si può superare questo eh, insegnando le scienze e l'approccio paritario alle scienze già a partire dalle scuole elementari? Perché le scuole elementari? Perché è, è lì che cominciano a crearsi le, le differenze culturali. E più una bambina si sente dire che le bambine non sono brave a fare di conto, e più prenderà per buono il fatto di non esserlo. <ride> È abbastanza semplice, no? Ci sono dei programmi anche nelle nostre scuole, purtroppo interrotti in questo periodo di pandemia, che puntano alla. Um, alla diffusione delle discipline cosiddette STEM, quindi dalla scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, già in età di scuola elementari, senza porre barriere di, eh, di sesso, eh, differenze fra maschi e femmine. Quindi ci sono dei programmi, in alcuni paesi sono molto più sviluppati che nel nostro, ma anche nel nostro paese si sta cercando di fare gli sforzi. Molti dei nostri professori universitari sono coinvolti in queste attività. Parlo del territorio trentino, come d'altronde in altre regioni, altre università si, si fanno portavoce di questo. Grazie mille, professore, è interessante questa riflessione. Quindi non lasciamoci intimidire da quello che la società ci vuole imporre. Assolutamente, assolutamente no. <ride> Bene, andiamo avanti con il nostro quiz. Siete pronti a giocare di nuovo? Pronte? E se vi siete appena collegati, trovate in chat tutte le informazioni per unirvi a noi. E per la terza domanda, chiamo qua sul palco virtuale Laura. Grazie mille, Selene. Buonasera a tutti e a tutte. La mia domanda riguarda la parità di genere tra i laureati in materie scientifiche. E vi chiedo di dirmi qual è lo stato con la maggior percentuale di donne tra i laureati in STEM, quindi scienze, tecnologia, ingegneria e matematica, negli anni tra il 2012 e il 2015. Le possibili risposte sono A, Algeria, B, Finlandia, C, Italia e D, Vietnam. In bocca al lupo. Conta alla rovescia, inizia ora. Abbiamo quattro paesi abbastanza diversi, quindi provate a pensare cosa potrebbe determinare queste statistiche. Dieci secondi. Sarà il nostro o saranno altri? E... Eh... In realtà anch'io sono molto stupita della risposta e probabilmente avrei risposto Finlandia se fossi stata una concorrente. Laura, ci vuoi spiegare un po' questo curioso risvolto? Certamente, la risposta giusta è la, come potete vedere, Algeria dove il 41% dei laureati in STEM sono donne, seguita dal Vietnam con il 37%, in Italia abbiamo un 32% di donne laureate in STEM e in Finlandia il 20%. Si nota come i paesi con i più bassi livelli di parità di genere hanno, hanno relativamente più donne tra i laureati in STEM. Questo è un paradosso perché i paesi con più parità di genere sono quelli che danno alle ragazze e alle donne maggiori opportunità di istruzione e di indipendenza e generalmente promuovono l'impegno delle ragazze e delle donne nei campi STEM. I fattori biologici, se presenti, non sono tali da spiegare questo paradosso e sicuramente non hanno una dipendenza geografica. Un fattore che certamente ha un'influenza su questa situazione è la discriminazione di genere nel campo scientifico come dimostrano le storie di Rosalind Franklin, Mileva Marić e molte altre. Inoltre, esaminando tutti gli studi pubblicati in una singola rivista di genetica delle popolazioni tra il 1970 e il 1990, è stato dimostrato che il 43% dei programmatori riconosciuti erano donne, mentre solo il 7,4% degli autori erano donne. Questo accadeva solo 30 anni fa e sicuramente non possiamo assumere che in 30 anni il problema sia stato risolto. Come dimostrano i dati, c'è ancora molto lavoro da fare. A te la parola, Sally. Grazie mille. Questi dati accompagnano un po' eh, quanto detto da Elena prima e lasciano sempre spazio, lasciano spazio a qualche pensiero. Però, siccome siamo quasi agli sgoccioli, eh, vediamo la classifica parziale nu nuovamente e vediamo se sarà sconvolta da questa domanda che a me è tutta abbastanza vittima. L Abbiamo previsto, eh, siamo un po' cattivelli. E Massimo continua a guidare Massimo, però manca ancora l'ultima domanda, quella che vi proporrà fra poco Marco, che potrà confermare o ribaltare la situazione. Marco, il palco è tuo, sempre virtuale. Grazie Selene. Buonasera, buonasera a tutti. Questa domanda davvero è davvero l'ultima domanda, quindi può davvero confermare o ribaltare la situazione. Ecco, io vorrei parlarvi di potere. Potere di cosa? Potere, per esempio, di decidere come spendere o destinare delle risorse a disposizione, oppure il potere di scegliere le persone che eh, potranno collaborare, per esempio, a un progetto. Anche questa è una forma di potere, insomma. E se c'è un luogo in cui. Questo si fa è nelle università e dovete sapere che eh, all'interno delle università ci sono moltissimi ruoli, eh, ruoli di docenza, ruoli, ruoli di ricerca, insomma. Eh, quello del professore ordinario è il ruolo massimo relativo alla docenza. E io voglio farvi una domanda proprio sul, sul professore ordinario, sugli, anzi sulle professoresse ordinarie, e vorrei chiedervi. Quante sono, secondo voi, le professoresse ordinari in Italia rispetto al totale dei professori ordinari? Le possibili eh, risposte a questa domanda sono 15%, 24%, 38% e 57%. A voi la risposta. Prego. Andiamo pronti? domanda finale precisione se velocità fo... eh. qui veramente giocate. non c'è molto da ragionare se proprio, proprio volete un suggerimento eh, ma si può pensare eh, fino a un certo punto dai E vediamo, 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 vediamo. Le gestes en Beh dai, questa l'avete fatta giusta in tante e tanti. Davvero complimenti perché insomma io avrei dato un'altra percentuale, eh, tipo 15%. ma Allora, vi spiego anche perché. Allora, eh, in Italia i ruoli, eh, tra tutti i ruoli universitari di docenza, su circa 53.000, quasi 54.000 docenti, 20.000 sono ricoperti da donne, quindi circa il 38%, ma solo il 24% tra tutti i professori ordinari sono eh, donne. E c'è stato un aumento dal 2000 al 2020, c'è stato un netto aumento eh, delle donne tra i professori ordinari. Il problema è che proiettando nel futuro questa crescita, la crescita che c'è stata, si potrebbe raggiungere circa il 40% di donne tra, tra i professori ordinari solo nel 2046 e la parità di genere solo a metà del 2063, ovviamente in teoria. Un altro dato interessante è che all'estero non cambia più di tanto. Se pensiamo per esempio nel, alle percentuali di professoresse ordinarie o ruoli equivalenti insomma in altri paesi, vediamo che siamo sullo stesso livello, per esempio nel Regno Unito siamo intorno al 22%, eh, in Svizzera siamo intorno al 21%, in Germania 22%, andiamo oltre 100 negli Stati Uniti siamo circa al 25%, quindi siamo abbastanza simili insomma come percentuali. E un ultimo dato proprio. E quello che riguarda eh, la massima carica all'interno di un'università, cioè quello di rettore. I rettori uomini in Italia sono 77, le donne sono solo 7. Quindi, anche questo è un tema su cui si può discutere e anche a lungo. Grazie Selene e grazie a tutti. Grazie a te, Marco. Stiamo collezionando riflessione su riflessione. E noi ora abbiamo la risposta su chi si è aggiudicato i biglietti, ma prima una domanda ve la voglio fare io. Sapete chi è Mileva Maric? Se non lo sapete non vi preoccupate perché Tommaso è qua per raccontarvi la sua storia. Grazie Selene. Ci troviamo in una fredda giornata del dicembre del 1875 e nel nord della Serbia viene data alla luce Mileva Maric. È una bambina che ha avuto la fortuna e il merito di contribuire alla, rivol alla rivoluzione della fisica moderna di inizio Novecento. Peccato però che nessuno o pochi la conoscano veramente. Mileva fin da piccola mostra tanti interessi per campi anche molto diversi tra loro. Sapeva destreggiarsi nella letteratura, così come nel disegno nella matematica, così come nella musica. Si sarebbe senz'altro fatta notare anche nella danza se non fosse per un piccolo problema all'anca che la caratterizzava. È terza di cinque figli, ma di fatto è primogenita perché i due fratelli maggiori muoiono precocemente. Così il padre, benestante, in investe tempo e denaro affinché Mileva possa coltivare i suoi studi e approfondire le sue passioni. Dal canto suo, da piccola e poi da ragazza, Mileva si dimostra essere un'eccellente studentessa, tanto da essere ammessa nel 1896 al Politecnico di Zurigo. Viene ammessa con solo altre quattro persone, tutte rigorosamente di sesso maschile. Sì, perché Mileva è solo la quinta donna a essere ammessa al Politecnico e la prima se consideriamo la facoltà di Fisica. Con uno di questi ragazzi, avrà anche una relazione sentimentale. Nel 1902 avranno una figlia assieme, la cui fine non è del tutto nota, e nel 1903 si sposeranno. I connotati del marito non potevano essere più iconici. Abbiamo detto che assolutamente Mileva si è sempre distinta per essere eccellente in tutto quello che faceva. Era riuscita ad essere ammessa al Politecnico di Zurigo, cosa che per una donna era quasi impossibile, qui conosce Albert Einstein, ma la gravidanza inaspettata per certi versi compromette il suo cammino perché? Perché, eh, come dicevamo, questi esami che lei doveva terminare, una volta li aveva già falliti, e insieme al fatto che fosse incinta, eh, diciamo che. La particolarmente penalizzata. Come dicevo, rimane senza titolo, rimane senza titolo e senza lavoro, per cui si mette a disposizione del marito, che abbiamo scoperto essere appunto, Albert Einstein, il quale lavorava all'ufficio brevetti di Berna, ma il quale eh, contemporaneamente portava avanti le sue teorie fisiche. Sembra però, che gran parte della trattazione matematica eh, fu proprio ad opera di Mileva Maric quindi un contributo non indifferente. Dopo solo nove anni di matrimonio, Albert Einstein lascia Mileva Maric per sposarsi con la cugina. Eppure non facendo mai mancare un contributo di tipo economico, venuto specialmente dalla vincita del Nobel nel 1922, è anche vero che Albert Einstein lascia e abbandona Mileva Maric a prendersi cura, tra l'altro, anche di due suoi figli, Hans Albert e Edward. Il primo raggiungerà il padre nel 1933 spaventato dall'avanzata nazista. Ricordiamo che Einstein è di origine ebrea e di conseguenza ha anche i suoi figli. Edward invece, malato di schizofrenia, rimane in Svizzera fino a che la madre resterà in vita, ossia fino al 4 agosto 1948. In quel giorno Mileva Maric muore e lo fa da sola, povera e senza riconoscenza. Da quello che è giunto fino a è di difficile di di capire come ha aiutato i lavori di Einstein. Quello che è innegabile è che con, questo contributo ci sia stato, fuori da ogni dubbio. Soprattutto nelle pubblicazioni 1905, ovvero l'Anus Mirabilis della fisica. Poi ci sono altre prove, ad esempio sembra che una bozza di un articolo sia firmata come Einstein Mariti ovvero la forma ungherese di Maric, ma che poi in una versione ufficiale compaia solo come Einstein. Ancora, nella relazione epistolare che vi era tra i due, Einstein quando parla di fisica e dei lavori incriminati, per così dire, usa sempre l'aggettivo nostro, riconoscendo quindi un contributo non indifferente. Infine, il fatto che la vincita dal punto di vista economico, monetario, del Nobel sia stata devoluta interamente a Mileva Maric pare molto come un segno di gratitudine e di riconoscenza appunto al lavoro dell'ex moglie. Quello però che si è voluto fare con questa storia è innalzare Mileva per la nobiltà di donna qual è, non per il ruolo che ha avuto di moglie di Albert Einstein, ma per quello che si è costruita, guadagnata e che troppo poco spesso si è vista riconosciuta. Tanto era il suo genio Tanto il suo contributo è stato quasi snobbato, ed è facile pensare come la causa di tutto ciò sia da incriminare alla visione alla considerazione che la società aveva delle donne. Prima nello scoraggiarla nei suoi studi, poi nel non considerare il suo lavoro. Grazie e scusate. Tommy non è colpo, non ti preoccupare, anzi, grazie a te per aver dato, per aver. Come dire, illuminato la storia di questa grande scienziata che, come tante altre sue colleghe, purtroppo non ha ricevuto i meriti che le aspettavano solo per colpa del suo genere. Ora vi ricordo che siamo ancora in attesa di sapere chi è il vincitore la vincitrice. Per Lecture, per i biglietti dell'Aumented Lecture del professor Yuri Bozzi dal tema Sesso, Genere e Cervello. Professore, io la invito un po', ti invito un po', professore, a tirare le somme di questa serata. Abbiamo visto un po' di fatti, un po' di dati dai quali è emessa una situazione di certo non rosea e di certo l'Italia non è messa meglio di nessun altro paese. Siamo un po' tutti sulla stessa barca. Ma confrontandoli con magari quelli che potevano essere i dati di decenni passati, le cose al momento stanno cambiando? Ma io, io direi di sì. Il fatto stesso che noi stasera parliamo di questi argomenti e come noi, prima di noi e spero dopo di noi, tanti altri affrontino questi argomenti. Assolutamente attuali è un indice, diciamo, di una presa di coscienza da parte, da parte della nostra società, presa di coscienza eh, della necessità, ovviamente, di una parità di diritti tra donne e uomini ad accedere alla scienza. Stiamo parlando di questo, ma in generale a tutti gli aspetti della società. E mi, mi spingerei oltre assolutamente e sostanzialmente spezzando la lancia a favore diciamo, della, del crollo di qualunque muro che impedisca a chiunque considerato diverso in qualche modo eh, di avere lo stesso accesso a quanto la nostra società offre. Quello che la scienza adesso insegna, e in particolare le scienze del cervello, è che fondamentalmente eh, come, come possiamo dire, gli enunciati principali della dichiarazione dei diritti dell'uomo fondamentalmente non sono attuali. Cioè, quando si dice che tutti gli individui sono creati uguali, eh, beh, io lancio una provocazione. No, non siamo creati e non siamo tutti uguali. Nasciamo da genitori biologici tutti diversi. Uno diverso dall'altro. E a partire da queste differenze e dalla presa di coscienza di queste differenze, che eh, dobbiamo invece garantire a tutti gli individui eh, la stessa parità di diritti. Questa è la cosa, secondo me, più importante. Quindi il messaggio è appunto, tutti diversi, ma tutti uguali, che è un po' il, il messaggio dell'aumento. Augmented Lecture che stiamo preparando per voi e per chi vorrà seguirla eh, per maggio all'interno del Teatro della Meraviglia Grazie mille professore bello usare tutte le nostre differenze per includerci al meglio nella società bene, è arrivato il momento che tutti e tutte voi stavate aspettando rullo di tamburi per la classifica finale Pronti, pronte, oh, attenzione, ah no, i risultati hanno confermato che Massimo è il vincitore dei biglietti per la lecture di Yuri Bozzi, tema stesso genere cervello, a maggio al teatro della meraviglia Massimo. Allora, per ritirare il tuo premio, uh, vai nella chat di Zoom e scrivimi in privato la tua mail. Io sono Selene Salandini. Puoi selezionare dalla tendina uh, l'opzione di scrivermi in privato, così Dai, non vedo nulla il tuo mail 700 persone. e Direi che possiamo un attimo tirare le somme di questa serata. E nel caso magari qualcuno o qualcuna abbia qualche domanda da fare, la può eh, scrivere in chat pubblica stavolta. Massimo, io aspetto la tua email per cortesia, altrimenti non possiamo consegnarti il premio. Oh, grazie mille. Abbemos Massimo. Se avete altre domande potete farle in chat. Altrimenti eh, vi chiedo una cortesia. Se volete aiutarci, aiutare il progetto Apollo, aiutare insomma eh, noi che abbiamo organizzato questa serata e Fabrizio che si è occupato di questionari, potete eh, rispondere a questo questionario che trovate nella chat pubblica, vi richiederà. Pochissimo tempo io ve lo assicuro, e niente, ci fareste un favore fantastico. Quindi spero che sia stato educativo, divertente, coinvolgente per tutte e tutti. Magari spero che abbiate imparato qualcosina, o che magari abbiate, non so, scoperto, cioè, capito cosa fare per questo problema che magari non sapevate esistesse. Non ho problema, questa, questa serata appunto aveva questo scopo. E niente, siamo arrivati alla fine. Quindi vi aspetto, anzi, vi aspettiamo tutti noi: il progetto Apollo, il professor Iuri. Ah, ho oh, una, la una laurea da domanda: una domanda da Laura. Il professor Iuri ci può parlare della sua ricerca? Professore, a te la parola. Ah, mamma mia, ah, questa è una domandaccia. una domanda cattivissima, eh, no? Perché vi potrà sembrare strano, ma la mia ricerca non c'entra assolutamente niente col sesso, il genere e il cervello. Questo è un argomento di cui ho cominciato ad occuparmi leggendo libri perché lo ritenevo un argomento di, di importanza sociale, di rilevanza sociale. Sono contento che. Eh, riusciremo fra virgolette a metterlo in scena eh, con il teatro della meraviglia. Eh, di cosa mi occupo? Eh, io mi occupo fondamentalmente di malattie eh, dello sviluppo del cervello e eh, particolarmente di autismo. Per tanti anni ci siamo occupati di epilessia, le cui cause anche possono originare diciamo da difetti dello sviluppo anche embrionale del cervello ma negli ultimi 10-15 anni ci siamo concentrati sull'autismo. Non facciamo ricerca sull'uomo, facciamo ricerca eh, su modelli animali cercando di studiare l'effetto di eh, alcune mutazioni geniche che sappiamo essere importanti per la comparsa dell'autismo nell'uomo. Eh, le riportiamo, le studia studiamo questi effetti delle mutazioni sul cervello degli animali per cercare di capire quali sono proprio i meccanismi alla base dello sviluppo embrionale e anche dello sviluppo postnatale del cervello che caratterizzano la comparsa dell'autismo. Mi chiederete: ma, ma, ma come fai a studiare l'autismo in un topolino, in un animale al laboratorio? È chiaro. Ci sono dei parametri estremamente diversi, però esistono una serie di comportamenti anche nell'animale che si possono studiare, che assomigliano molto a, a quelli che purtroppo colpiscono eh, il, il, il soggetto con autismo nell'uomo. Quindi, tipicamente, eh, comportamenti sociali, topolini con mutazioni specifiche in geni che causano autismo nell'uomo, hanno un comportamento sociale estremamente ridotto e hanno anche comportamenti ripetitivi non finalizzati ad alcun tipo di eh, appunto fine specifico e anche questa è una, è una caratteristica del, dell'autismo umano. Quindi facciamo ricerca sugli animali e cerchiamo di capire quali sono i meccanismi alla base della condizione autismo nell'uomo. Grazie mille professore. Prego. Comunque è un ambito, seppur staccato da quello di stasera, sempre molto interessante. E... Allora, se, se mi consigli, guarda, ultima, ultimissima cosa, perché in realtà esiste un collegamento. Esiste un collegamento. Uno dei più grossi scienziati, psicologi scienziati dell'autismo, eh, Simon Baron Cohen, che è, ehm, è stato anche presidente della Società Internazionale per la Ricerca sull'Autismo, direttore di un centro di ricerca a cambridge è anche l'autore di una teoria di cui parleremo nell'augmented lecture che sostanzialmente ipotizza propone che il cervello del maschio e il cervello della femmina siano molto diversi sostanzialmente il cervello del maschio più verso la risoluzione sistematica di problemi, il cacciatore e raccoglitori dell'epoca primitiva, e, e la femmina, il cervello e la femmina più verso comportamenti di tipo empatico, eh, accudimento della prole. La cosa caratteristica è che lui è arrivato a questa teoria osservando i soggetti con autismo. L'autismo colpisce principalmente maschi. Ed ha un fortissimo connotato verso oh, comportamenti di tipo sistematico. Nei casi di funzionamento ad alto funzionamento di autismo, in tempo li chiamavano Asperger, Asperger ehm, dal medico che aveva, proposto questa, che aveva scoperto questa condizione, eh, si arriva anche a persone con capacità scientifico-matematiche elevatissime. La teoria di Baron Cohen ha una serie di limiti, ne parleremo nell'Augmented nell Lecture. Non voglio fare spoiler, spoiler però eh, diciamo, è, è curioso che sia stata proposta proprio da uno scienziato con autismo. Non vorrei dire, ma probabilmente questo è anche uno dei motivi per cui poi mi sono interessato a questo aspetto di sesso, genere e cervello, conoscendo le teorie di Baron Cohen. È interessante, I non sono così lontani. I campi non sono così lontani. È interessante, non l'avevo detto. Grazie per questo approfondimento, professore. Bene, eh, siamo giunti veramente agli sgoccioli di questa serata. Se vi, vedo che eh, vi è piaciuta insomma, vedo dei complimenti in chat. Grazie mille, grazie a tutti, grazie a tutte. Se volete stare aggiornati, aggiornate, potete seguirci su Instagram, siamo Progetto Apollo. E lascio la parola ad Andrea per chiudere e darvi la buonanotte. Bene, grazie Selene, eh, veramente è stato molto molto interessante, un, un grande esperimento, ho visto anche il pubblico presente comunque seguire il sabato sera un, un evento di questo tipo è notevole. Quindi io anch'io vorrei chiudere eh, ringraziando Vi, ringraziando Progetto Apollo, ringraziando Professor Bozzi, ringraziando Stefano Os e tutto il mondo che ha partecipato insomma, a questo evento, dandovi appuntamento al Teatro della Meraviglia. Non possiamo ancora dirvi quando sarà, cercheremo di farlo a maggio, ma certamente qualcosa di importante riusciremo a farlo anche quest'anno, anche grazie appunto a questo bando europeo che ci ha permesso di portare avanti un progetto che altrimenti sarebbe molto difficile da portare avanti. Ecco, quindi io chiudo, se non avete risposto al questionario, compilate il questionario che vi abbiamo messo nella chat, per favore fatelo, è molto importante un prima e un dopo per capire che impatto ha il nostro lavoro e, e mh, ci salutiamo, speriamo di poterci incontrare presto, magari anche di persona. Grazie ancora e buona serata a tutti e tutte. Grazie, a presto. Buonasera a tutte e tutti. Se avete ancora qualche domanda, ricordate che potete farlo nel questionario, quindi un altro motivo per compilarlo, e risponderemo sulla nostra pagina Instagram. Quindi, eh, buona serata, buonanotte e ci si vede al Teatro della Meraviglia!